Sullo spread, sul prezzo dei credit default swap, cioè i derivati che funzionano come polizze assicurative contro l'insolvenza, da ultimo i BTP decennali considerati più insicuri dei titoli indonesiani. La situazione politica italiana preoccupa i mercati. Torna allo spettro della speculazione e delle agenzie di rating. Abbiamo chiesto all'amministratore delegato della maggiore società di family office italiana cosa ne pensa. Sicuramente le agenzie di rating vedono nel nuovo governo italiano un grosso pericolo di instabilità del sistema, perché non sanno bene che se è una destra, una sinistra, un governo riformista, un governo libero, che tipo di governo è. Purtroppo abbiamo il peso di un debito pubblico elevato e delle politiche di bilancio che non vengono apprezzate dai nostri partner e che obiettivamente hanno, diciamo così, il difetto di non riuscire a fare azione di stimolo sull'economia. Ma in un'economia globale, perché tanta attenzione sulla condizione di un singolo paese, l'Italia? Perché a livello internazionale, e si vede ogni giorno in sede europea e ancora di più in sede mondiale, non riusciamo ad avere il peso specifico che dovremmo avere come sesto, settimo paese più industrializzato al mondo. Volendo essere un pochettino più cattivi, è chiaro che comunque anche gli stessi nostri partner europei hanno interesse ad avere una Italia debole, perché un'Italia debole può, per esempio, permettere a una Germania di essere sempre più leader in Europa e a una Francia di non avere il faro puntato sull'economia francese, che peraltro è molto debole, a mio giudizio anche più debole di quella italiana. Lei con la sua attività di intermediario finanziario teme il nuovo governo? Io sinceramente non lo temo più, perché ho la convinzione che l'Europa abbia superato i periodi di crisi drammatici, che sono stati la crisi della Grecia, che è stato il primo momento in cui effettivamente un paese poteva fare bancarotta, e l'abbiamo in qualche modo superato, e il secondo momento drammatico nel 2011, quando appunto siamo entrati in crisi alcuni paesi, Cipro, l'Irlanda, Portogallo, Spagna e anche noi. Lì effettivamente abbiamo superato il livello di guardia, lì c'era la possibilità che si disgregasse tutto. Credo che oggi tutti gli stati membri singoli e le autorità europee si rendano conto che non conviene più a nessuno disfare l'Europa.